E dopo le parole ci vogliono i fatti. Noi iniziamo lo sciopero della fame a tempo indeterminato, fino a quando qualcuno non si occupa di noi e ci dia ascolto. Noi dobbiamo illustrare a chi deve decidere la nostra grave situazione ambientale. Quindi debbono ascoltarne, ne debbono prendere atto, e noi che non siamo bambini sapremo essere anche elastici, ma con l'obiettivo principale che questa discarica deve essere chiusa. Questa cancrena maledetta che ci ha avvelenato la vita per oltre 30 anni non può ancora continuare, se no il nostro sciopero non avrà fine, la nostra battaglia non può essere più determinata, deve essere indeterminata fino all'ultimo respiro. Abbiamo un obbligo verso le nuove generazioni, non possiamo consegnare questa realtà piena di miasmi fetidi e di malattie gravi. Deve finire questa discarica. Contesto la dichiarazione resa dal presidente Crocetta, che dice che questa discarica era una delle migliori d'Italia. Lui neanche è venuto mai qua, io lo invito a venire qua, come invito il ministro dell'ambiente a venire qui a Mister Bianco e a Motta per constatare di persona come la vita è diventata impossibile. Quindi noi dobbiamo attrarre la giusta attenzione per porre un problema fondamentale. Noi, 70.000 abitanti, famiglie bianche e motte, abbiamo il diritto di vivere in un ambiente sano. Basta. Le discariche esistono e si fanno nei luoghi adatti, lontani dai centri abitati. Questo è il punto principale. Questa attaccata alla nostra comunità deve essere chiusa al più presto possibile. Di questo ne deve prendere atto Crocetta, il ministro dell'ambiente, il governo tutto intero della regione, perché noi non ci fermeremo più. Mi sono autosospeso perché non ho trovato le giuste risposte. La Sicilia è governata dal mio partito, Crocetta è nel mio partito, la Giunta è in gran parte del mio partito. Non ho trovato le risposte giuste, allora io, siccome prima di ogni cosa viene la mia comunità, io mi sono sospeso per lanciare un messaggio ai miei compagni. Guardate che così sempre più la politica e il nostro partito si allontana dalla realtà. E siccome io la faccia gliel'ho messa e gliela metto, non voglio perdere la mia faccia. E quindi dopo viene il partito. Io non vado in un altro partito, non è una questione ideologica, ma è una questione politica di fondo. Io sono responsabile di una comunità di 50.000 abitanti e devo avere, come dire, la possibilità di protestare, quindi pago di persona. Mi sospendo dal partito per lanciare un grido di dolore che deve essere accolto da tutti, in primo luogo dai miei dirigenti.